Buonasera e benvenuti in diretta alla rassegna di informazione indipendente, frutto della collaborazione da oggi tra Come Don Chisciotte e Vero Giornale, collaborazione che continuerà per le prossime 2 settimane. Sarò io a dirigere, a condurre il giornale in questi giorni, Frabetti tornerà poi dal pubblico di Vero Giornale e noi continueremo sui canali di Come Don Chisciotte. Partiamo dalle notizie di oggi, la polemica sulle cure utilizzate per il coronavirus. Attraverso l'associazione L'Eretico, di cui fanno parte circa 2000 tra medici e giuristi, il virologo Giulio Tarro e il magistrato Angelo Giorgianni e il medico ricercatore Pasquale Bacco presenteranno una denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma ed un ricorso alla Corte di Giustizia Europea contro i provvedimenti presi dal governo di Giuseppe Conte durante l'apice della pandemia in Italia. Approcci diagnostici sbagliati, cure inappropriate, misure di contenimento del contagio e di sicurezza scrintariate, in vigore ancora oggi, scrivono i 3 esperti. Pasquale Bacco ha dichiarato in un'intervista: «Noi abbiamo ucciso le persone, anche se in buona fede, perché si era dinanzi ad una situazione nuova, ma in terapia intensiva è stata applicata una cura sbagliata». Si diceva di non utilizzare gli antinfiammatori, che ora invece sono alla base della nuova terapia. Non veniva utilizzata l'eparina ed è stata effettuata la ventilazione profonda, il lavoro dei famosi ventilatori. L'ossigeno puro creava nei polmoni una vera e propria ustione, come visto direttamente dal medico durante le autopsie. Si creavano così delle tromboembolie che portavano alla morte. I medici hanno seguito le linee guida del governo utilizzando un protocollo completamente sbagliato. È stato come curare il diabetico con lo zucchero, sostiene Pasquale Bacco. La cosa più brutta, concluso il medico, è che nessuno ha chiesto scusa, ora è un dato che sono state applicate le terapie sbagliate e nessuno ha detto abbiamo sbagliato. Sotto accusa nell'esposto c'è anche la somministrazione del vaccino e l'uso delle mascherine, per il quale lo stesso Ministero della Salute prevede possibili controindicazioni. E riguardo al mancato utilizzo delle mascherine da parte di molti in questa fase 3, è stato lanciato un vero e proprio allarme psichiatria ieri da parte della psichiatra e psicoterapeuta Adelia Lucattini su ADN Kronos. Infatti, dietro alla scelta di non utilizzare le mascherine, questa scelta non avverrebbe per semplice imprudenza o ignoranza, ma sarebbe legato a un disturbo cosiddetto da ansia depressiva reattiva. Una risposta alla paura che porta a un'inversione del tono dell'umore che si alza troppo fino a negare la realtà, dice la psichiatra. E c'è da chiedersi se la psichiatra parlerebbe di ansia depressiva reattiva anche per i medici sopracitati. E riguardo invece ai professionisti sanitari morti per Covid, le assicurazioni private non daranno alcun risarcimento ai medici di famiglia e farmacisti morti a causa del virus. Solo i professionisti coperti dall'INAIL riceveranno l'indennizzo, non coloro che invece hanno esclusivamente un'assicurazione privata. Secondo i dati INAIL sono 49.021 le denunce di infortuni sul lavoro da parte degli operatori del settore della sanità e dell'assistenza sociale, e la categoria più colpita è con 236 decessi. Il maggior numero di contagi e decessi si è verificato tra i tecnici della salute, ma sono in migliaia ad essere esclusi dalla copertura INAIL, nonostante siano rimasti in prima fila durante l'emergenza come medici di famiglia, pediatri e farmacisti. Questo per chi sostiene che il privato è bello e il pubblico è cattivo. Possiamo dire qui che effettivamente il privato è più efficiente nel contenimento dei costi, visto che i morti per Covid non rappresenteranno una spesa per questa compagnia, ma lo saranno per l'INAIL. E nuovi dati della Banca d'Inghilterra mostrano ciò che molti di noi hanno predetto, che l'effetto di chiudere l'economia avrebbe aumentato la disuguaglianza di ricchezza e colpito i più poveri, e che la situazione peggiorerà, riporta l'antidiplomatico. Ci sarà un secondo picco, ci sarà una depressione globale, quanti milioni di persone non avranno un lavoro dove tornare quando finiranno i congedi? La verità è che nessuno lo sa davvero. I dati del Regno Unito non rappresentano ovviamente la realtà italiana, ma rendono l'idea della direzione che stiamo prendendo. Ovviamente il numero dei posti di lavoro è calato drasticamente, ma ciò che fa più notizia è il livello di risparmi, di come sia cambiato durante il lockdown, a seconda del proprio reddito annuale. Chi guadagna più di 34.000 sterline all'anno ha aumentato i propri risparmi. Tanto più sei sopra i 34.000, tanto più avrai risparmiato. Viceversa, più povero sei e più avrai diminuito i tuoi risparmi in proporzione. Ovviamente qui stiamo parlando del Regno Unito, vedremo se anche qui da noi l'effetto sia stato lo stesso. A proposito di ricchi che diventano più ricchi durante la pandemia, la fortuna dell'uomo più ricco del mondo, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos,
è balzata al nuovo record di 172 miliardi di dollari, come ha riferito ieri l'agenzia Bloomberg nella sua classifica di miliardari. Secondo l'agenzia, la sua fortuna è aumentata di 56,7 miliardi nella prima metà del 2020. Il che ha sottolineato il crescente divario nel benessere delle persone negli Stati Uniti durante la peggiore recessione economica dopo la Grande Depressione. Quindi anche dagli Stati Uniti un indicatore simile a quello che arriva dal Regno Unito. E in Italia il POS diventa obbligatorio dal 1 luglio per tutti gli esercenti che ancora non lo hanno reso disponibile ai clienti. In questa giornata scatta anche il nuovo limite per i pagamenti in contanti, come stabilito dal decreto fiscale relativo alla legge di bilancio, scendendo a quota 2.000 euro. Più moneta digitale, meno contanti dunque. E riportiamo qui che cosa twittava Di Maio nel 2014, quando sedeva all'opposizione e non al governo. Io sto con i commercianti, scriveva a caratteri cubitali. Da oggi il POS, dispositivo per pagamento con carte di credito, sarà obbligatorio per commercianti e artigiani. Tutte le attività commerciali per legge dovranno adeguarsi. Premesso che non sono un tifoso delle carte di credito dei bancomat, più i nostri soldi saranno virtuali, maggiore la probabilità che le banche e agenzie finanziarie ci speculino con interessi, commissioni e aggi. L'obiettivo di questa norma potrebbe essere anche nobile, ma il governo si è chiesto quanto costerà ai commercianti e artigiani di adeguarsi? E lo richiediamo anche noi oggi a questo punto. Le stime di Di Maio parlavano di 600 euro, solo per il noleggio del dispositivo all'anno, più le commissioni, eccetera. Di certo non è la prima volta che un politico cambia idea e che vediamo situazioni del genere, ma ogni volta che le troviamo queste situazioni ci fanno sempre ridere. E torniamo negli Stati Uniti, dove abbiamo la storia di una prima volta. Si tratta del primo caso di arresto sbagliato a causa di un riconoscimento facciale errato. La polizia di Detroit aveva chiamato a lavoro il signor Robert Julian Borchak Williams per dirgli che doveva recarsi in stazione per essere arrestato. L'uomo pensava si trattasse di uno scherzo all'inizio, più tardi quella sera l'irruzione in casa da parte della polizia e l'arresto. La moglie ha chiesto agli agenti dove lo stavano portando e loro gli hanno risposto di cercarlo su Google. L'hanno portato via, gli hanno tirato un bello scappellotto davanti alle sue figlie e durante l'interrogatorio, quella notte, due detective gli hanno mostrato la foto, in cui ci sarebbe dovuto essere lui, ma c'era un'altra persona. L'algoritmo di riconoscimento aveva sbagliato. Il team di giornalisti in incognito, di James O'Keefe del Project Veritas, ha rilasciato filmati ripresi di nascosto di dipendenti di Facebook che ammettono di deliberare pregiudizi politici, censura dei sostenitori di Trump e discriminazione nei confronti di dipendenti conservatori e dei maschi bianchi. Steve Grimmett, il responsabile del team per la revisione dei contenuti su Facebook, lo si può sentire mentre ammette di aver ingarbugliato il movimento Make America Great Again con nazisti e Hitler. Grimmett, potete sentirlo mentre dice a un reporter sotto copertura che lo controlla organizzazioni di odio, tra cui Hitler, nazisti, MAGA, appunto il movimento, tutta quella roba, controllando tutta quella roba tutto il giorno, insomma, li mette sullo stesso livello. In ulteriori filmati, sotto copertura, si può sentire Leslie Brown, il senior HR, quindi il direttore responsabile delle risorse umane di Facebook, ammettere che è più facile per l'azienda licenziare maschi bianchi, perché non sono in grado di denunciare l'azienda per discriminazione. E ancora un aggiornamento sul 5G. La Commissione dell'Unione Europea ha adottato il regolamento di esecuzione sui punti di accesso wireless per piccole aree o piccole antenne, quelle che servono per la rete, appunto del 5G. Viene facilitato il dispiegamento della rete attraverso un regime che consente l'esenzione da autorizzazioni per le microantenne. Il regolamento specifica anche che occorrerà, garantire i controlli da parte delle autorità nazionali. Le norme sono destinate a innescare critiche e polemiche date le tante richieste di moratoria per la realizzazione e l'attivazione dell'infrastruttura del 5G che rimane al centro delle attenzioni di piccole e grandi istituzioni. Mandiamo ora in onda un video che sta circolando nel quale si parla di alcuni operatori del 118 che avrebbero denunciato l'obbligo di innescare, attaccare le sirene anche quando non fosse necessario, per favorire un clima di paura attorno alla pandemia. Visto che la Croce Rossa è un servizio presente su tutto il territorio nazionale, radicato, molti di voi conosceranno qualcuno
che ci lavora e potrebbero avere, se, vi chiediamo insomma se voi avete sentito delle notizie simili, ci piacerebbe avere altre fonti per poter confermare questa informazione oppure no. Il video. Allora, noi prima stavamo parlando di una cosa molto particolare, che a chi non ha un po' di malizia, naturalmente non è venuta subito all'occhio. Parlo di questo. Io sinceramente all'inizio non avevo tutta questa malizia di capire che stessero architettando un piano perfettamente studiato con televisioni, media, forze dell'ordine, forze sanitarie e tutto questo. Stavamo parlando con lui di una cosa. Lui mi diceva, lui è una persona che si occupa di trasporti, quindi sa tutto ciò che riguarda quello che è relativo alle patenti, relativo agli obblighi che una persona deve avere quando fa il servizio, ad esempio, di trasporto con l'ambulanza, di trasporto con i pullman scolastici, queste cose qua. Allora lui mi diceva una cosa, che aveva notato una cosa che abbiamo saputo, cioè ci siamo detti soltanto oggi, perché io non ci avevo pensato a questo. Lui ha notato praticamente che un giorno un'ambulanza ferma al semaforo aveva i tre componenti dell'ambulanza che stavano parlando, ragionando, così fermi al semaforo. A un certo punto, partito il semaforo verde, hanno acceso la sirena e sono partiti. Ora questo lì per lì non potrebbe sembrare niente, non No, potrebbe ma questi sembrare guarda nulla. che sono venuti da Foggia, da Milano e ci hanno detto proprio questo. Addirittura uno che lavora al 118 ci ha detto: noi avevamo l'ordine di andare in giro con Con le l'ampeggiante e la sirene sirena spiegate. perché dovevamo creare questo clima di terrore. Esatto, e Questo, sono cioè era riusciti proprio un perfettamente. ordine. Quando era vuoto dovevano utilizzare il lampeggiante e le sirene. Questo era l'ordine. Ma ad esempio io, nonostante non abbia mai creduto al 100% a questa cosa, non ci avevo pensato. Io pensavo che tutte queste ambulanze accese fossero realmente persone che stavano trasportando l'urgenza e quindi avevano creato questo clima di terrore, di disperazione, di paura. Vi invito perciò a commentare, vi invito anche a iscrivervi ai nostri canali, Facebook, Telegram, YouTube, quello che preferite. Questa era l'ultima notizia, come da tradizione su Vero Giornale chiuderemo con il Covid-Lione, dopo la chiusura. Grazie per l'attenzione e buona serata. Sul discorso delle mascherine in classe obbligatorie per i bambini, per i ragazzi, un politico repubblicano, tale Nino Vitale, detto pure Nino Vitale, che sarebbe un repubblicano del governo dell'Ohio, Ohio, mi sono fatto male, no, questo qui è proprio uno forte, questo è un ragazzo giovane, pare Di Maio, invece è Ohio, che si è messo con l'apparecchiatura per controllare l'ossigeno e ha fatto il test sui ragazzi che indossano la mascherina. E ti rendi conto che indossare la mascherina è una via di mezzo fra l'ossigenazione e il tubo di scappamento. Ha messo questa macchina vicino al tubo di scappamento e poi all'aria aperta, parlando normalmente. E se tu lo tieni sotto la mascherina, stai a una via di mezzo tra il tubo di scappamento e l'ossigeno esterno. Non ci credi? Ohio. Nina Vitale. Vai, Nino! 19.5% is what OSHA recommends as safe. Anything below that is considered unsafe. This unit will beep if the oxygen level drops below that. Right now, you can see it's at 20.9. So, we're going to take the GX2009, we're going to put it up inside the mask, and just have our student breathe normally here and see if it starts to. Okay, you can see that this started to beep right away. Let me see if I can show the percentage here. 17.1 is what it shows. Let me see if I can get that peak. Okay, there it is. It actually was lower than that at 17.0. So again, 19.5, and you can see how quickly measurements. And we're just gonna take it down here. If you could bring the camera down closer a little bit here. And then when we set this, you can see how quickly starts to go off. I'll just let it go for a second here. We're reading 45 parts per million and, oh, really going high now. Oxygen level dying. You can
can see how bad and how quickly that gets. It's a 9 oxygen sensor, and I just want to show people that when you, we tested those masks, when you hold this up to your mouth, you can see how close I'm holding this and I'm talking directly into it. It is not going off. So we want to make sure that we aren't misleading people. If you look at the video, you'll notice that when we had the students with the masks on and put this inside their mask, it was actually off to the side. So what I'm doing now is breathing directly in, talking directly into this as if it were a microphone. There's sensors on the top and sides, front and sides of this. So you can see that oxygen level's holding at 20.9. Of course, and if OSHA says the level at 19.5 or below is unsafe and dangerous, and this oxygen sensor, the GX2009, will almost immediately go off if it starts to get into that range. So again, just talking into this to show that this is a very sensitive instrument. Anybody can get one of these, although they are a little bit expensive. Mascherine hanno un obbligo da tenere sempre. Quindi io sto a casa sempre con i miei nipotini, loro con la mascherina e io con la mascherina. Fammi capire, ma che lo convince che la merda è buona. Come Don Quixote, mi butto nella mischia senza pensare troppo a quello che si rischia, perché io come lui lo vorrei riparare, un mondo che oramai è solo da cambiare. Come Don Quixote, se parto non mi arrendo.